gran parte del sotto del 30 amico 2003. Io chiedo la parola, ti ringrazio Presidente per informazione e chiarezza sulla convocazione di oggi, del giorno, e perché? Perché questo non è motivo di polemica, vediamo un modo di, appunto, di comunicare chiarezza ai consiglieri. Certe volte l'attività amministrativa incorre anche in situazioni che devono essere gestite, non dico in affanno per dire, ma comunque devono essere gestite perché non è una certa realtà. Noi ci siamo trovati a convocare questo consiglio comunale, tra l'altro, perché abbiamo questo adempimento di fare le libere di consiglio per quanto riguarda la TARES che dobbiamo individuare le carte che i cittadini devono avere. In un primo momento, e noi abbiamo una libera di giunta perché avevamo individuato queste cose, perché poi tra l'altro insomma, interpretate credo anche correttamente, sicuramente correttamente, come competenza della giunta, e avevamo individuato alcuni periodi come stanno scritto l'atto di giunta del 26, numero 26 del 22-4. Successivamente il MEF, tramite il suo sito, ha il giorno 29, quindi no, parliamo successivamente, no, è né comunicata questa circolare, quindi è stata visionata occasionalmente, dava la competenza al Consiglio Comunale. Quindi che è successo? Che il 26 io mi sono permesso di scrivere al Presidente, cioè il 16-5, mi sono permesso di chiedere al Presidente la sua disponibilità a convocare il Consiglio per questo motivo qua. E certamente mi rendo conto che ognuno ha degli impegni, non è che, però questo era il giovedì, poi ci sono alcuni periodi, ritenevo che fosse congruo questo periodo per poter eventualmente incontrarci e fare la convocazione. Quando poi è successo che il giovedì ci siamo visti, giusto? È normale che perché avevo ipotizzato per il martedì 22, e giustamente si poneva la questione a dire ma loro mai hanno convocato urgenza. Ma il motivo non era che noi volevamo convocare l'urgenza il Consiglio, era solo che discutevamo il 16, cioè il 21, della convocazione del Consiglio. Teniamo conto di un'altra cosa, che noi ci troviamo ad avere un segretario Scavalli, il quale aveva anche un impegno di Consiglio Comunale con il suo comune di Buonarbello. Ecco, le cose si sono un po' accavallate in questi tempi. Poi, guardando meglio la cosa, si è capito, si è potuto procedere a fare questo consiglio oggi per mantenere un po' uno scadenzario che non andasse a colpire e a gravare in maniera importante sui cittadini con le scadenze, perché quando noi stabiliamo le date da pagare da parte dei cittadini, nel momento in cui oggi per esempio andiamo a fare questa delibera, poi dopo 30 giorni loro possono eventualmente pagare. Allora che significa? Se noi lo facciamo oggi, a fine giugno loro hanno la possibilità di pagare, quindi possono pagare. Se noi ci fossimo attardati ancora di più, avremmo avuto una concentrazione di pagamenti che sempre quello è, il totale sempre quello è, il risultato sempre quello sarebbe stato, però meno spalmato in ordine di tempo. Ecco il motivo per cui si riteneva e si è ritenuto di fare questa delibera, questa convocazione di consiglio in questo modo. Ma non è nato con l'intento di fare un consiglio convocato di urgenza. È palesato per un attimo l'urgenza per il motivo che ho cercato di dire prima. Volevo solo chiarire questo perché è probabile che qualche consigliere è arrivato forse all'orecchio, diceva come se volevo convocare l'urgenza, non l'urgenza, eccetera. Ho cercato di chiarire i motivi per cui si parlava, ma non è stato mai pensato di convocare un consiglio d'urgenza per questi argomenti qui. Vi ringrazio, attenzione, non è stato chiaro, chiarissimo. Ma io mi sono subito precipitato a parlare con la segretaria per convocare questo consiglio, non è che io ho già ci pensato oppure che non volevo convocare il consiglio, ci mancherebbe.
Tanto è vero, con lei con la segretaria, stava sul concerto, c'è pure sul concerto, non ho problema. E lei era presente. Ma perché dal discorso può sembrare che come se io avessi avuto il tempo di venerdì di convocare questo consiglio, questo consiglio non l'ho voluto fare. Ho sbagliato forse, e ti lo scusa se ho sbagliato, diciamo. Ma io ho solo voluto evidenziare una cosa. Richiesta di convocazione è stata fatta in giovedì. Pertanto, e dovremmo anche il giovedì già l'ho detto il giorno. No, anche venerdì. Quindi ci sta giovedì e venerdì che si poteva tranquillamente guardare la cosa. È chiaro che se poi passa sabato, passa domenica, andiamo a lunedì, la cosa diventa diversa e discutiamo di urgenza. Ma non perché si voleva parlare di urgenza, né questo è motivo per evidenziare chissà che cosa. È solo e semplicemente per dire che non c'era volontà da parte di questa amministrazione di convocare consiglio di urgenza. Altre cose. Lavori. Allora,